Oh, buongiorno. Non tanto buono, perché a parte che questa cosa qui fa male. Penso l'occhio sfondato dal 2007, è stata una cosa atroce, addirittura l'avvocato è stato manipolato dai miei genitori, ha fatto in modo che non avessi niente. E addirittura dopo tanti anni, l'anno scorso io passavo per il pane quotidiano e mi prendevano per il culo perché porto gli occhiali con una lente scura, ce n'avevo uno fatto apposta, non avevo ancora i soldi per prendermi questi tecnologici, quindi la sofferenza diventa doppia, tripla. Ad avere dei dolori così, un problema così, mi manca un occhio e non essere preso in considerazione come tutte le altre cose. Questo credo che sia credibile, no? Che mi sta facendo male, no? Adesso andiamo a vedere cosa succede nel baretto. Ieri è venuto il capo per i video, si è incazzato, è diventato quasi violento, non venire più qua, gli ho dato l'ordine di andare più da bere, ho detto ma perché? Senza darmi una ragione plausibile, e io un paio di volte ho pianto là, perché stavo male, perché sono entrato e la ragazza mi ha provocato, mi ha maltrattato e mi ha fatto scaturire un dolore interno immenso. E questo è quello che aspettavo, no? Che arrivasse il momento, non pensavo che succedeva così. Stavo aspettando che arrivasse il momento che tutta la loro menzogna, la loro manipolazione venisse fuori, perché poi la devono sostenere, no? Io sono stato provocato, manipolato, preso in giro, mi è stata nascosta la realtà. E tranquillo, faccio solo il video, cioè se vuoi farmi il caffè me lo fai, però dico la verità, ho bisogno di dire quello che succede qua. C'è la ragazza fuori, c'è quell'altra mi sa più simpatica, scusami. Hai una cartina piccola, le devo andare a comprare, ti prego, la cartina me la puoi dare, no? Sì. E non voglio che ci vieni te, aspetta che vado dall'altra parte, perché non voglio dare fastidio, voglio non c'entrare un cazzo. Sono condizionate, no? A maltrattarmi, anche lei si era comportata di merda con me. E rispondendomi male, però qua è una merda perché si è messo il cesso chimico, quindi venire qui dall'altro lato per anche per bersi il caffè e invece di trovare un appoggio, c'era un appoggio carinissimo là prima che mettevano i lavori in corso, l'ha messo lì, che ci batte anche il sole pro covid, basta uno, le vado a comprare. E allora così, adesso vediamo dove appoggio il cellulare. È stato maltrattato in una maniera allucinante e poi incolpato io, no? Come sempre. Il fatto è che se vengo cacciato così, dopo vanno in giro loro a dire che sono stronzo io. Invece quello che faccio è semplicemente dire la verità, gonfiando la calunnia, come sempre, che è una cosa pazzesca. E adesso devo trovare un appoggio per il cellulare per riuscire a farmi la sigaretta. Però insomma, no, anzi facciamo così, faccio i video corti perché così, madonna che male che mi fa. Perché così è più probabile che li guardate. Buongiorno, eh.